canto sì. Caccia di semo questo canto sì. Siamo a Torino. 28 maggio 1981, terz'ultima di campionato, Ergo de Turone. Vabbè, allora quanti erano già vivi quando no, perché lui sa manco che, cioè nel senso, poi l'ha letto, non ero nato. Ovviamente per lui è quale guerre puniche, cioè nel senso. Ecco. Sì. È una cosa sulla quale so che mi ci devo incazzare, questo ho imparato nel corso degli anni. Lui è stato educato a incazzarsi quando gli dicono God de Turone. Però non c'ero. No, God de Turone, colgo l'occasione, l'unica a Torino, per citare aneddoto. Io al God de Turone c'ero, fisicamente presente, questa cosa non ci credo neanche. Svegliamo l'antefatto. Sì. Campionato del 1981, la Juve è prima, la Roma è seconda, manca c'è un punto di distanza. Sì, sì, sì. Si gioca coi due punti, quindi coi se la Roma punti. Vince a Torino, scavalca la Juve, sì, e va davanti per le ultime due giornate. 0-0 mi pare, sì. Gol annullato alla Roma, sponda aerea di Pruzzo, Turone difensore un po' zozzo, diciamo. Ramon Turone, un piacione, acquistato mi pare boh dal Catanzaro, un po' di scemenza. Un dignitoso stopper, insomma, diciamo che adesso avrebbe la fascia di capitano nazionale, ecco. Uno di quel livello, un Barzagli, ma valutato come un giocatore, come sarebbe stato Barzagli negli anni 80, insomma, con un senza offerta, cioè, no, nel senso, grande difensore, Barzagli, ottimo, però insomma, ecco, pure Turone. Su sponda aerea di Pruzzo, vola e fa gol. Penso l'unico gol della sua carriera, forse ne ha fatto un altro quando c'era gli allievi, non lo so, e fa questo gol. Annullato, simbolo perenne di tutte le ingiustizie sportive, giustizia proletaria, appunto, ha cominciato lì per te a vacillare. E io ero presente allo stadio. Questa roba, vabbè, ovviamente, insomma, diciamo, Roma-Juve è stato lo scontro degli anni 80, soprattutto, e non era solo uno scontro calcistico, perché c'era molto di più, insomma, c'era proprio lo scontro, almeno noi ce la raccontavamo così, lo scontro contro il potere, insomma, no? E quell'episodio ovviamente rappresentava tutto ciò, non è che, insomma, confermava i sospetti, no? Io so, ma non ho le prove, direbbe Pasolini. Quella era pure la prova, cioè noi c'era pure la prova. Io so, ecco la prova, stronzi, dai, capito? E ciò nonostante uno dei 28 scudetti, 30 sul campo, 32 anagrafe, non so come dite voi adesso, comunque uno proprio quello, che era nostro, cioè di fatto già quello non è vero, no? Quello no, non sappiamo che è nostro. Non è che noi siamo tre scudetti, uno però, un altro però che forse alle... Cioè, capito? Sarebbe complicata, la maglietta finisce, appunto. E io ero presente perché, dunque, 81, stiamo dicendo, 81. 12 anni, e insieme a un mio amico e ai nostri padri ci facciamo questa trasferta, e non eravamo tipi che ce ne facevano molte, insomma, però quella era una trasferta che avevamo capito sarebbe stata storica in qualche modo, che merito non lo so. Prendiamo l'aereo, arriviamo a Torino, già ricordo questa cosa, piovevo molta acqua, c'era a Torino, e l'atterraggio a Torino non era per niente previsto, a un certo punto c'era il rischio di essere dirottati tipo a Milano da un'altra parte, e per l'unica volta in vita mia, altro momento storico, l'aereo cominciò a buttare fuori carburante per alleggerirsi, questa cosa me la ricordo tanto quanto il gol di Turone, perché dalle ali vedete tutto sto gas che usciva di quel caso sta succedendo, poi non avevo preso moltissimi da aereo, insomma, e dico, se è sempre così prende l'aereo. E quindi c'era questa incognita sull'atterraggio, finalmente il comandante decide di atterrare a Torino, si atterra, tutti scatta l'applauso, quello provinciale cafone classico che si fa, no? Però lì era motivato, finché questo aereo non si ferma più di fatto, perché la pista era molto bagnata, si ferma tipo a metro dal muro, una cosa del genere. Quindi salvi, sani e salvi, andiamo a Torino, noi l'avevamo già conquistato, diciamo, la nostra, l'obiettivo del giornata, cioè per essere salvi, cioè vivi, no? Arrivare vivi allo stadio. Si svolge questa partita vista da lontanissimo, appunto, mi ricordo tutti bagnati, tutti impermeabili, la partita non ricordo assolutamente nulla, tranne tutta sta pioggia. A un certo momento capiamo che viene annullato un gol alla Roma, ma era nella porta più lontana da dove stavamo noi, quindi non figurarsi se uno vedeva il fuorigioco. E quindi non capiamo assolutamente niente, e diceva, vabbè, ci hanno annullato un gol. E vabbè. Dopodiché finisce 0-0, montiamo sull'aereo e ricordo di notte, buio, e ricordo dietro di noi due signori, e uno fa, certo, se vincevamo, se facevamo una magnata. Pausa di 10 minuti di volo. Risposta di quell'altro, vabbè, abbiamo pareggiato. Sa, potremmo fare lo stesso una magnata. Altra mezz'ora di volo, finché quell'altro chiosa e fa, ma perché se perdiamo magnavamo. Questa è una cosa che mi ricordo sempre, uno dei momenti di saggezza più alti, che proprio prescinde da Turone, da tutto.
Dopodiché noi arriviamo a tarda notte, veramente non sai, mezzanotte, non lo so, a casa di questi due amici nostri, e troviamo la madre del mio amico, la moglie dell'amico di mio padre, felice. Felice proprio che saltava per casa, e noi guardiamo e diciamo perché. E lei faceva Mitterrand, 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 che Mitterrand con chi gioca? Mitterrand, Mitterrand! Aveva vinto le elezioni Mitterrand. E quindi erano lei primi madre. Cioè. E quindi questa cosa noi ce la raccontammo come quella giornata è finita così. Cioè per noi, noi eravamo contenti del fatto che Mitterrand. Cioè diciamo che noi già siamo un po' questa cosa, ecco, addolcito un po'. Però in quel momento il furto non l'avevamo percepito come nella sua gravità. Dal giorno dopo abbiamo cominciato a percepirlo e demitteranno. Questo è il racconto.